si è svolta ad Atri l'incontro fortemente voluto dal prefetto di Teramo Fabrizio Stelo, volto a fare il punto sui piani comunali di emergenza, ovvero gli strumenti fondamentali delle amministrazioni locali e dell'intero sistema di protezione civile per fronteggiare le calamità naturali e non. Un convegno dibattito dalla quale però è emerso che sono pochissimi i comuni teramani che hanno i piani aggiornati. Secondo la prefettura, 30 delle 47 municipalità hanno piani vecchi, ovvero aggiornati al 2012. La pianificazione è uno degli aspetti di questa appunto complessa attività che è la protezione civile. Tutti i piani, non solo quelli di competenza comunale, andrebbero aggiornati regolarmente, diciamo ogni 3 anni. È una delle attività fondamentali. Tutti i comuni della provincia di Teramo hanno il piano, alcuni comuni ce l'hanno un po' vecchiotto, quindi questo sì, io mi rendo perfettamente conto che aggiornare un piano di protezione civile è un'attività lunga che costa fatica, costa soldi, costa tempo e i comuni sappiamo che non vivono in una grandissima ricchezza sia finanziaria che di risorse umane, però è una cosa da fare perché la prevenzione, la previsione delle possibili emergenze di protezione civile è fondamentale per gestire meglio i casi in cui purtroppo ci sono le vere, reali, concrete emergenze. La situazione non è diversa però nel resto d'Abruzzo. Presenti all'evento, oltre ai sindaci, anche esponenti del volontariato e Mauro Casinghini, direttore dell'Agenzia di Protezione Civile della Regione Abruzzo. L'incontro ha rappresentato inoltre la degna conclusione della Settimana Nazionale della Protezione Civile. Noi stiamo lavorando molto intensamente per aggiornare i piani comunali, ovviamente partendo dalla pianificazione regionale in materia di protezione civile. In questo senso, già 1 anno e mezzo fa l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ha stipulato un accordo specifico con ANCI Abruzzo proprio per creare tutti i presupposti per dare un aiuto concreto ai sindaci per completare l'aggiornamento dei piani in base alle linee guida vigenti. È un lavoro molto importante, sicuramente molto impegnativo, però i sindaci non li lasciamo soli, come sempre abbiamo fatto, e in questo senso speriamo di arrivare ad un aggiornamento dei piani nell'arco di breve tempo.